Ciao amici, questo è Car Brewing, la tua birra fatta in macchina. Io sono Daniele e oggi parliamo di... Aspetta, ma io non sono Daniele. No, sono Stefano. Ciao ragazzi, anzi per gli amici virtuali sono Stefano. Sono un ragazzo siciliano di 25 anni, appassionato di home brewing, di birra fatta in macchina a questo punto. Come tutti voi sono debitore ingrato per l'impegno profuso di Daniele in questo podcast che unisce da nord a sud e che è veramente, veramente un'iniziativa costante, eccellente, e seppur di 5 minuti, sono 5 minuti che ti cambiano una giornata, è bello. Quindi grazie Daniele, grazie anche per l'opportunità di elargire la mia biografia. No dai, a parte gli scherzi, oggi mi andava di affrontare un tema molto interessante per noi home brewers: birrificare da soli o in compagnia? E poi appunto lasciate la vostra nei commenti, sarebbe interessante capire chi e quanto birrifica e con chi, soprattutto con chi. La mia esperienza purtroppo è un'esperienza di birrificazione in solitaria. Dico purtroppo perché mi piacerebbe condividere gli esperimenti biochimici con qualche altro malato di mente che vorrebbe mettersi in gioco. Però purtroppo per ragioni geografiche, logistiche, vivo in campagna, eccetera, eccetera. Sono un po' più abituato a stare con i cani, nel vero senso della parola, nel senso con gli animali piuttosto che con gli umani. E diciamo che mi piacerebbe, perché credo che i vantaggi di birrificare in coppia o in gruppo siano, cioè, proprio massivi. Non so se la parola esatta che si può dire, però siano veramente tanti. Da prima si possono fare batch un pizzico più grandi, si può sperimentare di più, si può ammortizzare il costo perché ci si divide la quota, ci si divide anche a volte l'attrezzatura, il costo, quindi si può sperimentare di più comprando l'ultimo gingillo, comprando l'ultimo filtro, comprando l'ultimo termometro che fa tutto lui, comprando l'amato plato che davvero mi affascina ma che ancora per motivi di budget non ho preso. Insomma, ci sono tanti di quei vantaggi. Poi, per non parlare della grande ricchezza che un dialogo costruttivo ha durante la cotta, forse era meglio farlo così, forse era meglio farlo colì, ma dai, buttiamola adesso il luppolo. E devo dire che questo l'ho potuto sperimentare per il momento solo una volta. Infatti ho raggiunto dei miei amici qui siciliani che ho conosciuto tramite internet, credo di sì. E li saluto, dai ragazzi, è doveroso. Saluto gli amici dello Zipè Home Brewery di Cammarata. Ciao Ricca, ciao Giuseppe. E davvero loro, a parte iniziarmi al mondo dell'home brewing, diciamo che sono davvero un gruppo affiatato, cioè sono due, quindi una coppia affiatata, e veramente è bello vederli proprio dialogare durante la cotta, sperimentare, consultarsi sulla prossima cotta da fare, sul prossimo esperimento. Insomma, ci sono anche, si cresce più velocemente, credo. C'era quel famoso aforisma che dice: da soli si va più veloce ma insieme si va più lontano, no? E credo che questo, abbinato ad una cotta di home brewing, appunto, di birra fatta in casa, credo sia davvero il segreto. Mi spiego, ripeto, il discorso di birrificare da soli, a parte che devi fare tutto il lavoro, quindi dalla sanificazione iniziale alla pulizia finale, che poi lo si sa, no? L'home brewer passa il 90% del suo tempo a pulire, e me lo faccio da solo. E non nascondo che pesa, nel senso che per il momento non ho fatto chissà quali grandi cotte, sono ben agli inizi, però il lavoro comunque si fa sentire. Mentre in coppia sanifico io, lavi tu, eh? Diciamo, c'è questo non detto, questo accordo non detto di buona condotta che è bene mantenere. Insomma, credo che i vantaggi siano parecchi. Ma fatemi sapere nei commenti se birrificate da soli, se birrificate in coppia, se birrificate in gruppo. C'è anche chi in gruppo magari è irritato, no? Perché poi si sa, le dinamiche di gruppo sono quelle che sono. Il ritardatario, quello che mette sempre la quota della cotta all'ultimo, quello che poi non...
diciamo, che non si presenta, quello che fa il tappo o il pacco, a seconda della latitudine italiana di dove siete, ha tanti modi, insomma, quello che vi lascia in 13, per dire non un'altra, e che non viene. Ci sono tantissimi pro e contro. A me, ripeto, piacerebbe birrificare in coppia, in gruppo, ma più che altro per la caciara che poi ne viene attorno. Condividere è sempre bello, credo che la specie umana è proprio targata per condividere. Comunque, ragazzi, non vi annoio più, ho superato di gran lunga i 5 minuti. Il succo del discorso era che come birrificate, in coppia o da soli? Quali sono i pro e i contro? Lasciatelo nei commenti. Io sono in Sicilia, quindi se qualcuno vuole invitarmi ad assistere o a contribuire a una cotta, lo faccio volentieri, metto tanto olio di gomito a disposizione, volontà di apprendere. E niente, ragazzi, vi ricordo di presentarvi non domani, ma domani scolastico, come si usava a dire, quindi ci vediamo lunedì con un'altra puntata di Car Brewing. E non perdetevi gli ultimi aggiornamenti di Daniele, perché è davvero in gamba, e non mi stancherò mai di ringraziarlo per il suo apporto alla comunità birriofila, birraria e di homebrewers italiana, che non smette di crescere, che proprio si vede a macchia d'olio nei gruppi Facebook o in giro, che siamo sempre di più. Va bene, ragazzi, è stato un piacere, magari ci sarà qualche puntata più tecnica se Daniele vorrà ma e se io avrò tempo a disposizione. Ragazzi, vi saluto, buona andata al lavoro per chi sta andando al lavoro, buon tutto per chi sta facendo altro mentre ascolta il podcast. Spero che l'audio sia venuto bene, perché sono in macchina. E niente, ragazzi, vi saluto e ciao.